Ah, carissimi amici e amiche, siamo all'inizio di questo ciclo di catechesi bibliche dedicate all'Antico Testamento. Ovviamente per poter raccapezzarci un po', occorre fare un incontro introduttivo, quindi non passare subito all'esame dei testi, ma cominciare a renderci conto, anzitutto, del panorama biblico, quindi di tutto ciò che è la Sacra Scrittura e come è composta, e poi in particolare sull'Antico Testamento, come orizzontarci, quindi perché l'Antico Testamento evidentemente non potremo analizzarlo tutto, non alla fine di questi incontri, il fine degli incontri biblici che ho sempre fatto è attrezzare le persone a addentrarsi poi per quanto possibile nella lettura dei testi, quindi è semplicemente un'introduzione, un instradamento. Certamente ci saranno delle letture, delle esegesi, però è impossibile, capite? Cioè, neanche se stessi tutta la vita a fare tutti i giorni un incontro biblico, potremmo esaurire tutti quanti 2950 pagine della Sacra Scrittura, è impossibile, no? Quindi andiamo avanti così e questo facciamo una grande introduzione, no? Come si vede nella prima slides, vedremo questa sera i libri dell'Antico Testamento, la storia di Israele e la storia della salvezza. E un'occhiata ovviamente anche alla complessità integrale della Sacra Scrittura, perché capiamo, almeno la Bibbia cattolica, perché è quella che ci interessa, come è strutturata. Allora, questa prima slides è un pochino un sommario di quello che tratteremo complessivamente in questo primo incontro. Quindi, i libri dell'Antico Testamento nella tradizione ebraica, anzitutto. Una cosa fondamentalissima, cioè una breve storia di Israele e anche una breve storia della salvezza, perché sia i libri del Nuovo che dell'Antico Testamento, ma quelli dell'Antico Testamento ancora di più, sono profondamente radicati nella storia. Vedremo che ci sono addirittura dei testi che si chiamano appunto i libri storici, perché, come vedremo, una cosa meravigliosa è che la parola di Dio, fondamentalmente, soprattutto nell'Antico Testamento, dà vita ad una teologia della storia, cioè si interseca con gli eventi storici e li qualifica, li interpreta, cioè la parola di Dio serve al popolo di Israele a capire quello che sta accadendo. Capite quanto è importante questo anche per noi, no? Quando il Nuovo Testamento, i Vangeli dicono che Maria serbava queste cose meditandole nel suo cuore, ecco, lei stava proprio facendo ciò che ogni più ebreo, ma lei lo faceva evidentemente in maniera perfettissima, deve imparare a fare, ossia confrontare quello che accade con ciò che Dio ha detto nella sua parola. Quindi conoscere una breve storia di Israele, della salvezza, quindi che cosa è successo, è assolutamente imprescindibile per accostarsi all'Antico Testamento. Vedremo poi la suddivisione cattolica dei libri dell'Antico Testamento, cattolica perché se c'è accordo, come vedremo sui primi due blocchi, sul terzo, i vari canoni, sia quello ebraico, sia quello dei protestanti o delle comunità comunque separate rispetto alla tradizione cattolica, non vanno d'accordo e quindi vedremo cosa interessa a noi certamente, no? Quindi la suddivisione cattolica. Tenendo presente che ad un primo approccio andremo ad analizzare il Pentateuco, i libri storici, i libri sapienziali, e i profeti maggiori e minori, che sono praticamente la suddivisione dell'Antico Testamento secondo il canone cattolico. Ora, cominciamo dai libri dell'Antico Testamento nell'ebraismo. Se uno prende la Bibbia ebraica Studkertensia, troverà questa espressione: Torah, Nevi'im e Ketuvim, cioè la Bibbia ebraica è suddivisa nella Torah, cosiddetta, i Nevi'im, cioè i profeti, e i Ketuvim, cioè gli altri scritti, genericamente considerati.
Ora, andiamo a vedere la Torah, i profeti, appunto, e gli altri scritti. Chiaramente, ok, allora, per Torah, gli ebrei intendono il Pentateuco. Torah è anche quella che si chiama, e che anche Gesù chiama nel Nuovo Testamento, la legge di Mosè. Torah in ebraico significa anche legge. Quindi, nella tradizione ebraica, questi libri sono stati materialmente scritti da Mosè, e tra l'altro questo è sempre ritenuto la tradizione cattolica fino a un po' di tempo fa, fino a quando l'esegesi moderna e razionalista lo smontasse tutto, ma anche nel Concilio di Trento, quando viene formulato il canone cattolico, come lo vedremo, i libri del Pentateuco si dice che sono stati scritti da Mosè. Per quanto riguarda i profeti, ci sono quattro profeti maggiori e 12 profeti minori, e per quanto riguarda gli altri scritti, come accennavo, c'è una diversità tra canone cattolico, ebraico e delle comunità protestanti. Faccio una piccolissima pausa perché devo prendere la Bibbia, che ho dimenticato. Ora, per quanto riguarda gli altri scritti della tradizione ebraica, abbiamo sicuramente la raccolta dei salmi, anzitutto, no? I Tehillim, molti dei quali attribuiti a Davide. Quindi ci sono tutti gli altri profeti. Dopodiché cominciamo con il libro dei Salmi, per quanto riguarda sempre la Bibbia ebraica, il libro di Giobbe, quindi quelli che noi già annoveriamo tra i libri sapienziali, i proverbi, quindi quelli che sono i nostri proverbi, il Coelet, e poi il Siracide, il Cantico dei Cantici. E poi Ester, Daniele, quindi cominciamo Esdra, Neemia, i libri delle cronache, nelle cronache chiaramente ci sono anche i primi varie cose, e poi la Bibbia ebraica. Con il primo e il secondo cronaca, la Stuttgartensi almeno termina. Quindi è un canone molto, molto più ristretto rispetto a quello che vedremo essere il canone cattolico. Scusate se purtroppo c'è un po' di chiamiamolo nozionismo, ma è indispensabile per. Allora, rimanendo sempre senza ancora arrivare al nostro, andiamo a vedere un pochino di storia biblica. La storia biblica è fatta così. Allora, come si legge anche nel Martirologio Romano, il giorno di Natale, si leggono queste testuali parole, no? Nel Martirologio Romano del 62. Il giorno di Natale si legge: nell'anno 5199 dalla creazione del mondo. 5199, comincia così, no? Quindi sapevano bene i nostri padri cattolici che la cronologia biblica colloca la creazione, attenzione alla creazione del mondo e non dell'uomo, intorno al 5200 avanti Cristo. Quindi per creazione si intende tutto ciò che caratterizza quelli che nella Bibbia sono i 7 giorni della creazione, che culminano con la creazione dell'uomo. E quindi è proprio nel peccato originale. Teniamo presente che Adamo, secondo la cronologia biblica, vive quasi 800-900 anni. Adesso poi andremo a rivedere, no? Quindi abbraccia un arco di tempo abbastanza ampio. Tra il 2704 e il 1900 avviene la progressiva degradazione dell'uomo con il diluvio universale. E qui stiamo a Genesi, i capitoli, da 6 al 6 in poi.
Tra il 1850 e il 1750 appare il grande Abramo. E qui andiamo a Genesi 12, dal capitolo 12 al capitolo 25. Tra il 1750, sempre avanti Cristo, e il 1650 ci sono i figli di Giacobbe, Isacco, Giacobbe e Giuseppe, che ha un ruolo fondamentale per lo spostamento del popolo di Israele in Egitto e quindi per poi l'inizio del ciclo della schiavitù in Egitto con il ciclo di Mosè. Nel capitolo di Genesi 26-51, intorno al 1250 sorge Mosè e si avvia l'Esodo, che dura, come sappiamo, intorno a 40 anni, no? E quindi l'ingresso di Giosuè in Palestina è databile tra il 1220 e il 1200. E qui abbiamo i libri dell'Esodo, del Levitico, dei Numeri, del Deuteronomio, che raccontano la saga di Mosè e tutta la storia di Israele fino all'ingresso nella Terra Promessa, dove Mosè non entra, come vedremo, e vedremo anche il perché, per chi non lo sapesse. L'ingresso nella Terra Promessa è descritto dal libro di Giosuè, e poi abbiamo circa un 150 anni, circa, quasi 200 per la verità, in cui Israele viene governato dai giudici. E abbiamo il libro dei giudici, cioè non c'era un re in Israele, come dappertutto. Vedremo che saranno gli israeliti stessi a chiederlo, come dire, imponendosi, ecco, per forza al Signore. Ma c'erano queste varie figure dei giudici: Debora, Gedeone, Sansone, sono alcuni tra i più famosi, che governavano Israele in una maniera del tutto peculiare, quindi facendo veramente i vicari di Yahweh, che era l'unico vero re governatore degli israeliti. Intorno al 1040 sorge Samuele, che è, diciamo così, annoverabile come il primo, tra virgolette, profeta, anche se non è un profeta nel senso istituzionale del termine, perché il primo grande profeta sarà Isaia. Queste sono figure un pochino particolari, però certamente è una figura assolutamente determinante, perché sarà Samuele, di cui si parla ovviamente nei libri di Samuele, attribuiti a lui dalla tradizione, ad ungere Saul, prima Davide, e qui abbiamo il ciclo dei grandi re, Saul, Davide e Salomone, che regnano, e di cui si parla nei libri dei re e delle cronache, per circa 100 anni con Israele completamente unito. Poi che succede? Nel 931 c'è la divisione del regno in due: il regno di Israele e il regno di Giuda. Episodio descritto nel primo libro del re, capitolo 12. Nel 722, questa è una data fondamentale, gli Assiri distruggono il regno di Israele, cioè il regno del nord. Un evento drammatico per Israele. Ma nel 586 ne capita uno ancora peggio, nel senso che i babilonesi distruggono Gerusalemme, distruggono il Tempio, e dal 586 al 539 gli ebrei vengono deportati, esuli in Babilonia. E qui vedremo che cominciano il profeta Isaia per quanto riguarda gli Assiri, il profeta Geremia per quanto riguarda l'esilio degli ebrei in Babilonia, eccetera, no? Nel 539, quindi di quei fatti, vedremo se ne occupano soprattutto i profeti Isaia, Geremia e Ezechiele. Nel 539 Ciro, re di Persia, improvvisamente libera gli israeliti e li lascia tornare a casa. E nel 515, con grandissima gioia, c'è la ricostruzione e la dedicazione del Tempio di Gerusalemme. Cose di cui si parlano nei libri di Esdra e Neemia, libri storici. Tra il 333 e il 322 Alessandro Magno, il grande Alessandro Magno, conquista il mondo e se ne parla nel libro dei Maccabei. Così come della soggezione dei greci, di Israele, scusate, ai greci, e soprattutto del culmine di questa soggezione, quindi del tempo ellenistico, con la tragedia di Antioco Epifane che profana il Tempio e che dà vita a quei 3 anni e mezzo profetizzati da Daniele, infernali, fino a quando la rivolta di Mattatia, Giuda Maccabeo, non scaccia il pagano e non restaura il tempio. Nel 164 c'è la seconda dedicazione del tempio, con l'ultima festa di Israele, la festa delle incenie cosiddetta, o delle luci, dedicata
dove praticamente il tempio viene ridedicato dopo la profanazione di esso da parte degli ellenisti e tra l'altro l'insediamento in esso dell'abominio della desolazione. Non è finito, nel 63 a.C. Pompeo Magno, ricorderete il triumvirato Cesare, Pompeo e Crasso, questo è Pompeo Magno, Pompeo Magno, qualcuno dice che forse è anche un antenato della famiglia Pompei. Forse qualcuno dice che la famiglia Pompei, che è insediata nelle Marche, Pompeo Magno era marchigiano, derivi da Pompeo. Questa è un'amenità, tanto per farsi due risate. Comunque, occupa Gerusalemme e dal 62 a.C. al 135 d.C. c'è la dominazione romana. Chiaramente, questo è il periodo di Gesù e degli Apostoli. Dal 37 al 4 a.C. c'è il regno di Erode il Grande. Durante questo tempo, dal 19 al 12 a.C., Erode fa ricostruire il tempio, nel senso che lo amplia e quindi abbiamo la terza edizione del tempio di Gerusalemme, e nel 70 d.C. però Tito distrugge Gerusalemme e distrugge per la terza volta e definitivamente il tempio. E sulle macerie di Gerusalemme, ecco la grande tragedia, Adriano edifica, imperatore Adriano nel 135 d.C., Elia Capitolina. Quindi questi sono i dati storici necessariamente da tenere presenti, e tanto poi ci stanno le slides perché torneranno. Allora, per noi cattolici, la Bibbia consta di 73 libri, distinti in Antico Testamento 46 e Nuovo Testamento 27 libri. Allora, come sono suddivisi per noi cattolici, tutti quanti questi libri? Allora, andiamo a vedere. Per quanto riguarda l'Antico Testamento, abbiamo il Pentateuco, quindi quello che gli ebrei chiamano la Torah, che è identico, quindi i cinque libri, quindi Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Poi abbiamo ben 16 libri storici, tantissimi. Quindi, da Giosuè in poi cominciano i libri storici: Giosuè, i Giudici, Primo Samuele, Secondo Samuele, Primo Re, Secondo Re, Primo Cronache, Secondo Cronache, Primo Maccabei, Secondo Maccabei, e via, no? E anche i libri per esempio, di Tobia, di Ester, di Giona, sono annoverati tra i libri storici, di Ruth. Oh, poi abbiamo i sette libri sapienziali. I sette libri sapienziali, che sono, adesso vedremo la slide successiva, ci siamo giocati, ahimè, scusate, il Nuovo Testamento, lo vediamo, ecco, esco un attimo dalla presentazione, poi dopo vedremo nel dettaglio. Nel Nuovo Testamento abbiamo i Vangeli più gli Atti degli Apostoli, cioè 4 più 1, le lettere di San Paolo, che sono 14, le lettere cattoliche che sono 7 e l'Apocalisse che sono 1. Se fate i conti, abbiamo quindi 46 più 27. Riprendiamo dalla slide seguente. Andiamo a vedere, a focalizzare, a fare un focus nel dettaglio per quanto riguarda l'Antico Testamento. Abbiamo già visto che il Pentateuco, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, l'autore tradizionale è Mosè. Io non mi addentro in questi incontri, perché chi ha interesse di fare queste cose può farle, lo dico per ragioni di informazione storica. L'esegesi moderna contemporanea, specialmente quella basata sui metodi storici critici, ovviamente non accetta che Mosè sia l'autore del Pentateuco. Parla di varie tradizioni, di vario genere. Adesso non entro nel dettaglio perché non voglio tediare le persone, no? Io preferisco sempre tenere per buoni i dati provenienti dalla tradizione, cioè il Sacrosanto Concilio di Trento che ha sancito questo, e per me è preferibile rimanere in questo orizzonte. Capisco che da un punto di vista cosiddetto scientifico, perché oggi c'è questa scienza che dovunque si gira uno. Ecco, sicuramente quindi qualche esegeta
professionista storcerebbe la bocca, magari farebbe anche qualche risolino, però preferisco, ecco, attenermi a questo tipo di narrazione. Il periodo che abbracciano questi testi è dalla creazione del mondo alla morte di Mosè. Quindi le date ce le abbiamo adesso già in riferimento, no? Abbiamo i libri storici, ve li ho accennati, qui sono in ordine tutti, dal primo all'ultimo, cioè il libro di Giosuè, dei Giudici e di Ruth, primo e secondo Samuele, primo e secondo Re, primo e secondo Cronache, Esdra, Neemia, Tobia, Giuditta, Ester e primo e secondo libro di Maccabei. Ok, considerando che abbiamo quattro coppie, quattro che sono in due, totale sono evidentemente 16 libri storici. Questi hanno autori vari, evidentemente, e abbracciano l'arco di tempo che va dalla conquista della terra promessa, quindi subito dopo Mosè, alla vittoria di Giuda Maccabeo su Nicanore. Ok? Infine, sempre nell'Antico Testamento, troviamo i libri sapienziali. Abbiamo già visto più o meno quali sono, andiamo a vedere qualche dettaglio. Oltre ai libri sapienziali, vedremo anche i libri profetici. I libri sapienziali sono il libro di Giobbe, i Salmi, i Proverbi, il Coelet, il Cantico dei Cantici, la Sapienza e il Siracide. Gli autori sono vari. Giobbe è stato scritto da Giobbe, anche questo è un dato non accettato dalla moderna esegesi. Davide e altri, principalmente Davide ma anche altri, hanno scritto i Salmi. Salomone, Proverbi, Coelet, Cantico e Libro della Sapienza, anche questa attribuzione, specialmente del Libro della Sapienza, è praticamente oggi seguita quasi da nessuno, quindi questa attribuzione tradizionale, e poi il Siracide che è stato scritto da Ben Sira. I libri profetici poi abbiamo, allora, tutti i quattro profeti maggiori, che sono Isaia, Geremia, Ezechiele e Daniele, ma insieme a Geremia va anche considerato l'appendice di Geremia, che è le Lamentazioni, più Baruch, come vedremo quando tratteremo dei profeti. Quindi sono quattro profeti maggiori, ma distinti in sei libri biblici. E poi ci sono i 12 profeti minori, che sono Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Ageo, Zaccaria, e l'ultimo profeta è Malachia. Questo perché, amici miei, bisogna avere un quadro, insomma. Ripeto, spero di non essere troppo noioso, però nella prima puntata di un ciclo di catechesi che deve affrontare l'Antico Testamento, ma questo, capite, il piano del lavoro è che questa roba andrebbe poi analizzata tutta quanta. Cioè, Antico Testamento, anzitutto, da Mosè a tutti quanti i libri storici, poi c'è la sezione, dei libri sapienziali, poi i profeti e poi il Nuovo Testamento. Quindi questo sarebbe l'iter da seguire, no? Nel Nuovo Testamento troviamo anzitutto i Vangeli e gli Atti degli Apostoli, che si considerano per comodità insieme, perché, come tutti sanno, spero, questo è un dato abbastanza noto, e cioè che gli Atti degli Apostoli e il Vangelo secondo Luca hanno lo stesso autore, che è appunto San Luca. Chi sono gli autori? Gli autori sono Matteo, Marco, vedete che tra parentesi sulla slide c'è Pietro, perché Marco, su questo sono tutti d'accordo, ha raccolto la predicazione di Pietro, così come invece Luca ha raccolto la predicazione di Paolo. Sapete che non c'è scritto in una slide, ma lo specifico. I Vangeli di Matteo, Marco e Luca si denominano anche sinottici perché si possono guardare con uno sguardo d'insieme. E ci sono dei passi, per chi ha la sinossi, io ho sia il cartaceo sia anche
La versione digitale su un stupendo programma veramente straordinario di Sacra Scrittura che possiedo, e, che fa vedere tutti quanti i passi comuni di questi tre Vangeli, che evidentemente hanno una fonte comune. Anche qui vi risparmio tutte quante le infinite ipotesi che sono state fatte dagli esegeti. Ce n'è una. Che è quella, insomma, che io ritengo la più verosimile, che è l'unica di cui parlo, che è questa. È certo che il primo Vangelo che è circolato e che è andato perduto è il Vangelo di Matteo in aramaico. L'aramaico, che è una lingua bellissima ed esiste con la Peshitta, anche questo ho a disposizione, la versione aramaica dei Vangeli del Nuovo Testamento. L'aramaico è, a differenza dell'ebraico, infatti per chi conosce l'ebraico si ci capisce un pochino l'aramaico, però non proprio, cioè si vede un po' come, per far capire, un po' come il latino e l'italiano. Ecco, diciamo, perché l'aramaico era l'ebraico parlato, quindi era la lingua parlata. Quindi che cosa ha fatto Matteo? Ha scritto un primo Vangelo ad uso proprio degli ebrei, insomma, della primitivissima, se mi si passa questo termine, comunità cristiana, no? Poi chiaramente a quei tempi, se tu scrivevi in aramaico, l'avrebbero letto soltanto gli ebrei, ma forse neanche alcuni ebrei provenienti come dire, i cosiddetti proseliti, no? Quindi quelli provenienti dal paganesimo. Se avessi scritto in ebraico come l'Antico Testamento, a parte il fatto che era una lingua molto erudita, avresti avuto comunque un target molto molto limitato, perché manco tutti gli ebrei, perché insomma per capire l'ebraico bisogna essere un pochino colti, ripeto, era un po' come il latino di oggi. Se una volta il latino lo capivano meno i preti, pensate che oggi, purtroppo, lo dico con dolore, più di qualche prete il latino manco lo conosce. Quindi immaginate se Matteo si mette a scrivere un Vangelo in latino, voglio dire in ebraico, sarebbe stato ancora meno accessibile di quello in aramaico. Allora i Vangeli furono scritti in greco. L'originale dei Vangeli è greco, perché il greco a quei tempi, il greco della Koiné, era quello che oggi per noi è l'inglese. Quindi se volevi raggiungere un target ampio di ascoltatori, compresi i romani, perché i romani, non tutti, ma molti romani, specialmente quelli di un certo livello, parlavano, capivano il greco. E quindi i Vangeli sono stati scritti in greco. Che cosa hanno fatto gli evangelisti? Tutti e tre. Hanno preso questo brogliaccio di Matteo aramaico e l'hanno, diciamo, preso come base. E poi ciascuno ha evidentemente arricchito dalle proprie particolari, peculiari prospettive teologiche e per altre motivazioni, che adesso le affronteremo quando arriveremo, se ti vuole, tra qualche anno, ai Vangeli sinottici, dando luogo al quadriforme Vangelo. Un discorso a parte per il Vangelo di Giovanni, perché il Vangelo di Giovanni è molto tardivo, quindi viene scritto molto molto tardi, e Giovanni lo scrive proprio per dire ciò che gli altri evangelisti non avevano detto. Infatti il Vangelo di Giovanni non si può mettere vicino ai sinottici perché, salvo rarissime eccezioni, non c'è quasi nulla di comune con gli altri evangelisti, e tra l'altro con una marcata accentuazione della divinità di Gesù Cristo per reagire alle prime eresie che erano soprattutto di natura docetistica e gnostica. Quindi i docetisti pensavano che il corpo di Gesù era un corpo apparente, quindi che l'incarnazione era una cosa non proprio vera, insomma, perché ti pare che Dio si fa uomo. E gli gnostici, i Nicolaiti di cui parla San Giovanni nel libro dell'Apocalisse, erano comunque altri eretici che, con la scusa della sublimazione dello spirito, creavano un dualismo inammissibile tra spirito e corpo, legittimando tra l'altro anche i peggiori peccati impuri. E quindi contro queste prime eresie che hanno flagellato la Chiesa primitiva, Giovanni scrive il suo Vangelo e le sue lettere, e poi un discorso del tutto particolare
cioè per quanto riguarda l'Apocalisse. Ora, nel Nuovo Testamento ci sono anche le lettere paoline, cioè le 14 lettere attribuite a San Paolo. Penso che sappiate, perché in Chiesa adesso addirittura questa è stata recepita anche in ambito ecclesiale, quando si legge la lettera agli ebrei, non si dice più della lettera di San Paolo apostolo agli ebrei, perché anche qui c'è stato un processo di progressiva contestazione varia di attribuzione di paternità paolina. Io ho studiato a suo tempo le motivazioni con cui gli esegeti contestano l'attribuzione a San Paolo della lettera agli ebrei. Io non ho studiato il biblico, quindi non ho, cioè non sono un biblista, non ho neanche la licenza in teologia biblica, il mio campo è la teologia dogmatica, però la scrittura da buon sacerdote un pochino la conosco e il cervello comunque ce l'ho, che non voglio, per carità, mancare di rispetto a nessuna persona che sia più intelligente di me, però le argomentazioni che presentano, a mio avviso, sono del tutto confutabili. Quindi, per quanto riguarda la mia sensibilità personale, io preferisco continuare a ritenere che anche la lettera agli ebrei si era attribuita a San Paolo. Evidentemente, cioè, è chiaro che anche quando si legge durante la liturgia, se le autorità della Chiesa al momento hanno fatto questa scelta, è ovvio che bisogna rispettarla. Comunque, le lettere di San Paolo tradizionalmente sono queste 14, cioè in ordine cronologico, Romani, primo e secondo Corinzi, Galati, Efesini, Filippesi e Colossesi, due lettere a Tessalonicesi, due lettere a Timoteo, la lettera a Tito, la lettera a Filemone e la lettera agli ebrei. Le due lettere a Timoteo e a Tito, tanto per fare un pochino di informazione, sono le cosiddette lettere pastorali, cioè scritte a Timoteo, vescovo di Efeso, e a Tito, vescovo di Creta, che erano stati evangelizzati da San Paolo e poi ordinati vescovi e messi a capo di queste chiese. Quindi sono lettere che contengono fondamentalmente raccomandazioni ed esortazioni su come svolgere il ministero di pastore episcopale, mentre le lettere agli Efesini e ai Colossesi, se non ricordo male, dovrebbero essere queste qui, sono quelle che San Paolo scrisse mentre era in carcere a Roma, quindi si chiamano anche le lettere della cattività, ma comunque questi poi sono particolari che vedremo quando arriveremo, se ci arriveremo e dove ci arriveremo al Corpus Paulinum. Ovviamente l'autore è San Paolo Apostolo, salvo quelle precisazioni che per ragioni di correttezza e di completezza ho dovuto fornire. Concludiamo con il Nuovo Testamento, perché non abbiamo ancora finito. C'è nel Nuovo Testamento il Corpus Ioanneum, cioè non soltanto San Giovanni ha scritto il Vangelo, come tutti sappiamo, ma ha scritto anche alcune lettere. Abbiamo ben tre lettere di San Giovanni e più il libro L'Oceano dei Misteri, che è il libro dell'Apocalisse. Libro misteriosissimo. Ecco, imbarcarsi in un'analisi dell'Apocalisse è un compito non soltanto titanico, ma anche assolutamente impegnativo, perché ci hanno provato di tutti e di più. Lo stile con cui ha scritto questo testo, ma come per esempio anche alcuni passaggi del libro di Daniele, proprio lo stile apocalittico, è formulato in modo tale che prima del compimento delle profezie è quasi impossibile identificarle. Certamente a profezia avvenuta, guardando indietro, ci si può raccapezzare qualcosa. Per esempio, l'abominio della desolazione di cui Daniele parlò relativamente al tempo di Israele, considerato anche l'arco numerico che ha dato, che erano i 3 anni e mezzo, e considerando che la dominazione di Antioco Epifane durò proprio 3 anni e mezzo e che ci fu la profanazione del Tempio di Gerusalemme, quindi ex post, quindi quando Giuda Maccabeo ha vinto e ha riletto quelle cose, sicuramente dice: guarda che Daniele parlava di questo momento, però è dovuto succedere. Prima non si capiva ancora tanto bene, no? E poi ci sono le lettere cattoliche, cioè la lettera di Giacomo, due lettere di Pietro e la lettera di Giuda. Chi sono questi qui? Allora,
San Giacomo e San Giuda erano fratelli germani. San Giacomo è chiamato anche l'autore della lettera San Giacomo il Minore o Giacomo di Alfeo, distinto dall'altro Giacomo che era Giacomo il Maggiore o Giacomo di Zebedeo e che era a sua volta il fratello germano di San Giovanni. Giovanni e Giacomo, figli di Zebedeo, sono appunto Giovanni Evangelista e Giacomo il Maggiore. Quello che si venera anche a Santiago di Compostela, che fu il primo dei 12 apostolici a morire martire, decapitato sotto Erode Agrippa. Mentre l'altro Giacomo, appunto l'autore di questa lettera, Giacomo il Minore o Giacomo di Alfeo, Alfeo era il fratello di San Giuseppe, quindi viene chiamato, lui si firma lo stesso, lui si presenta come fratello del Signore, infatti, fratello che non significa fratello di sangue in quel contesto, ma fratello di tribù. Come era tipico esprimersi tra gli ebrei, è stato il primo vescovo di Gerusalemme. E ha scritto una lettera molto, molto importante, che sta fuori dal canone, per esempio, delle chiese riformate, perché, come tutti quanti sanno, affronta molto il tema delle opere e cerca anche di porre un argine, come del resto fa anche San Pietro nelle sue lettere, ad alcune interpretazioni fuorvianti di alcuni passaggi del Corpus Paulinum che già caratterizzarono, ahimè, la Chiesa dei primi tempi, che sarebbero poi destinate a sfociare in tutto quel marasma che è successo nel XVI secolo con la Riforma protestante. San Giuda Taddeo è il fratello germano di Giacomo. San Giuda, detto Taddeo, o anche lui, Giuda, figlio d'Alfeo. Quindi, autore di una lettera breve, c'è cioè un solo capitolo, fortuna che non ha lasciato scritto uno solo, perché insomma, San Giuseppe Taddeo sicuramente aveva un caratterino bello ruspante, perché insomma, l'unico capitolo sprigiona fuoco e fulmine, diciamo così, contro gli empi e i peccatori. San Pietro, tutti quanti sappiamo chi era, ha scritto due lettere bellissime e queste sono le lettere cattoliche. E questo è, diciamo così, il canone delle Sacre Scritture. Ecco, spero che questo incontro non sia stato troppo, come dire, troppo scolastico. Ecco, però era necessario fare un tipo di presentazione di questo genere. Andremo adesso, procederemo avanti, cercando di andare a vedere insieme, quindi poi ad approfondire, per quanto riguarda l'Antico Testamento, evidentemente, alcune figure significative. Ripeto, non è possibile trattare tutto l'Antico Testamento, è proprio assolutamente impossibile. Perché altrimenti ci porterebbe una enormità di tempo, però vedremo piano piano, ecco, tutta quanto una serie di figure molto rappresentative, molto, molto importanti. Tanto per dire qualcuno, vedremo sicuramente Abramo, Mosè, Giosuè, quindi queste tappe fondamentali, quindi cercando poi anche di scorrere i giudici. Saulo e Davide, Salomone, il profeta Elia, Eliseo, Tobia, Giuditta, Ester, il primo e il secondo libro dei Maccabei, quindi ce l'aspetta un po'. Probabilmente è il caso di far precedere il ciclo di Abramo da una rassegna, che magari la faremo nel prossimo incontro, dei primi 12 capitoli della Genesi, quindi l'arco che va dalla creazione alla Torre di Babele. Che è un primo blocco, diciamo così, che si può considerare in maniera unitaria e con cui cominceremo, se Dio vuole, l'incontro della prossima volta. Ecco. Oggi un incontro un pochino più breve, come tutti quanti i primi incontri. Ringrazio tutti per aver seguito sia in diretta che in differita e ci diamo appuntamento alla prossima.